È da ben 20 anni che sono sotto cura psichiatrica. Ho subito tantissimi ricoveri. E non sapevano neanche i dottori quello che dovevano fare per farmi scomparire tutte queste voci che sentivo. Mi hanno fatto elettroshock, mi hanno sottoposto a tantissime prove senza ottenere nessun risultato. Solo il dottor Romano, attraverso la cooperativa sociale Solidarietà, mi ha fatto conoscere 13 anni fa il vivaio Ibervillea e mi sono messa a lavorare per distrarre la mia mente, perché secondo il dottor Romano era l'unico metodo per uscirmene dai miei problemi. Il vivaio, comunque, è giusto che dica che è gestito dalla cooperativa sociale Solidarietà, che è nata appunto per dare da lavoro a persone con disagio psichico. È nata nel 1981 per questo, per aiutare come me tanti ragazzi disagiati, appunto, che hanno di bisogno di uscirsene dai loro problemi attraverso l'inserimento lavorativo. 13 anni fa, in sostanza, non abbiamo trovato niente di tutto quello che vedete adesso qua. C'erano solo delle steppaglie sole e basta. Siamo venuti qua insieme al nostro professore di ortobotanico, abbiamo incominciato a zappare il terreno, a togliere le erbacce, e qui sono venuti a lavorare parecchi ragazzi con disagio psichico. Le piante non erano piccole quando le abbiamo messe, però ora sono ovviamente molto più grandi. E la cooperativa ha fatto costruire una serra dove noi teniamo appunto le piante che sono in vendita, e ora, attraverso anche l'aiuto della Caritas, ne abbiamo fatta costruire un'altra che serve a noi, dove tenere le piante che sono ovviamente di produzione nostra. E in più poi hanno realizzato all'interno del vivaio un planisfero con l'aiuola dei 5 continenti, per come si vede nella cartina geografica, per far venire anche i bambini, per fare a loro dei percorsi didattici. Ora sono contenta di lavorare al vivaio e di stare in mezzo ai bambini, anche perché questo era il mio sogno, di essere una brava maestra. E lo sono frequentando il vivaio Ibervillea.